Stiamo qui, stiamo là. Non sei tu che stai vedendo? C'è uno spettatore di già, mamma mia! Pienone stasera. Preparo tutto, caro spettatore misterioso, eh? Ricorda che se vuoi intervenire la porta è sempre aperta. Sì, ma secondo te questo è un video adatto ai bambini? Ok. Qua non arriva nessuno alla fine. Grazie, Fabio. Senti che ha detto William Dafoe nel caso Scorsese, ha detto la cosa più saggia che potesse dire il portiere insieme a quanto Ford, sai cosa ha detto? Ma tu ti diverti con tutte le cose folli che puoi fare, perché ci sono un sacco di mezzi, un sacco di folli inquadrature con le gurte e quelle cose lì, è divertente, ma questi progetti sono anche troppo, spendo un sacco di soldi per grandi set, perché ciò che porta l'azione sono troppo rumorosi. Ma non parliamo, non voglio sputare nel piatto in cui ho mangiato. Però no, seriamente, questi non sono i film che puoi vedere al cinema. Questa è molto interessante, questa polemica, comunque, eh? Due spettatori. No, pensavo di parlare... Allora, il tema di questa live in realtà è nessun limite. Possiamo infilarci anche quello, secondo me. Perché non c'è limite. Viviamo oggi in un mondo in cui il limite non esiste più. Ma sembra un po' una frase fatta, un po' qualunquista. Buonasera, Emanuele Verani, grandissimo, presenza imprescindibile. Ma sicuro non sei tu l'altro spettatore? Ok. Dalla regia, salutiamo la nostra regia incredibile, incommensurabile, che ci controlla. Ciao regia. Quando arriviamo a 100.000 iscritti, regia si mostrerà in tutta la sua bellezza. Guarda, arriverò mai a 100.000 iscritti, scusa. Comunque... In questa live appunto il tema sarà nessun limite, perché non c'è limite a nulla probabilmente. Emanuele Verani sotto la regia. Allora, perché il limite non c'è? Dico un sacco di volte limite, quindi preparatevi. Allora, parleremo. Allora, qual è il limite più invalicabile che viene in mente? Il limite più invalicabile che viene in mente forse è la morte. Parleremo della morte, parleremo anche della dignità, parleremo del ritegno, ma parleremo anche della fruizione, parleremo quindi della connettività di ciò che ci rende connessi, ma anche del buon gusto, perché a quanto pare i limiti davvero sembrano non esistere più. Ma quindi partiamo subito al peggio, esatto. Quindi adesso questa sarà una live in cui metteremo nel peggio del peggio del peggio. Del peggio, purtroppo, ma è giusto farlo. Ma è giusto farlo perché qualcuno dovrà pur farlo. Quindi direi di partire subito parlando del primo argomento, sempre nel tema della mancanza di limiti. Stiamo parlando delle recenti dichiarazioni che hanno fatto discutere non poco nell'ambito del cinema e dello Star System, come accennava prima la nostra insostituibile regia. Infatti, l'incommensurabile Martino Scorsese, regista che tutti voi conoscerete, si è lanciato in dichiarazioni quantomeno, come posso dire, aiutami sul termine, pesanti, sui film di supereroi in generale, quelli della Marvel, quelli della DC in generale, definendoli più che dei film dei parchi a tema. In altre parole, poi si è spiegato meglio, ha affermato di rispettare
la gente che ci lavora, giusto, perché tutti i lavori onesti sono sacri, ma di vederli come dei prodotti creati per i fan e non per il pubblico. C'è una differenza sostanziale, devo dire, poi io questi film li vado a vedere, non mi vergogno di dirlo, mi ci diverto anche, però artisticamente, quando vengono estrapolati dalla storia unica che si costruisce attorno ai film della Marvel, per esempio, rimane ben poco. Poi ci sono le eccezioni, ma in generale posso essere d'accordo col pensiero di Martin. Cioè, poi ha detto anche una cosa molto interessante, affermando che non conosce un solo regista che non voglia vedere un suo film sul grande schermo invece che sullo schermo di streaming. Quindi ha anche lanciato un non troppo velato attacco a Netflix, ben inteso Netflix, per il quale ha appena girato il suo nuovo film The Irishman. Ma di questo parleremo più avanti. Nel capitolo dei limiti sulla fruizione. Ora, questi limiti hanno fatto un po' salire la hubris probabilmente a mezza Hollywood, che è sentita in dovere di commentare anche con commenti che non mi vengono a definire francamente imbecilli, prendendo Chadwick Boseman, cioè l'interprete di Black Panther, ha definito Scorsese in cerca di pubblicità per il film. Ora, scusami, tu sei Martin Scorsese, devi fare pubblicità al film, mi sembra che faccia pubblicità da solo il film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Al Pacino. Quindi io credo che il signor Chadwick Boseman abbia detto abbastanza una stupidaggine. Quindi. Ma il limite, nel senso, quindi il limite di dire una sciocchezza sapendo di dirla, ma al contempo il limite che si pone a questi film sembra non esserci, perché, ripeto, io li guardo volentieri, mi piacciono anche, ma il problema è che adesso Martin Scorsese sarebbe addirittura a rischio nomination agli Oscar, perché sarebbe ritenuto da dei gestori, dai giudici giurati dell'Academy Awards from Motion Pictures, come uno snob. Questo secondo me è una cosa che porterebbe, secondo me, se fossi io il capo dell'Academy, a una sospensione immediata di un giudice che definisce, che dà pari personali su uno che potrebbe essere candidato. La mancanza di limite qui sta anche nel fatto che quanto questi le grandi major, le grandi marchi, anche i grandi franchise cinematografici possono incidere sui giudizi personali delle persone e anche su quelli che dovrebbero essere super partes come gli Oscar. Questa è una cosa molto interessante su cui riflettere, sulla mancanza di limite. Ma adesso però direi di passare a bomba su un altro argomento, quindi ora direi di scendere ancora più nel basso, onestamente. Poi magari cercheremo di salire, ma questo chiudere una live verso il basso credo che sia una live abbastanza breve. Ma quindi, mentre noi attendiamo una risalita che magari potrebbe arrivare un giorno, che magari potrebbe arrivare, cioè, verso la fine della live, riscendiamo ancora, perché? Ma che cosa è successo? Perché ha fatto abbastanza scalpore, forse ne avete sentito parlare anche voi, la notizia che James Dean sarebbe tornato a recitare in un film. E i meno informati di voi diranno, ok, chi se ne frega, viene a dire, ma c'è una particolarità molto molto particolare, scusate il gioco di parole, perché James Dean è deceduto nel 1955. Quindi come tornerà a recitare? Beh, tornerà a recitare tramite la computer grafica, essenzialmente nel film Finding Jack, Alla ricerca di Jack. Pare che questa compagnia americana, di cui non riesco a trovare il nome purtroppo, ma che cercherò con molto, sono imbarazzato, allora non trovo il nome di questa compagnia, ma questa potrebbe, questa praticamente casa di produzione potrebbe sovrapporre a dei modelli i volti originali e anche le voci di James Dean, di Marilyn Monroe, di Grace Kelly, di Woody Harrelson, di Elizabeth Taylor, di Paul Newman, di Marlon Brando, di John Wayne, di Gary Cooper,
di Betty Davis, tutte star decedute di cui detiene i diritti. Ora, secondo me, questa è la cosa più di cattivo gusto che potrebbe esserci, che potrebbe capitare nel mondo di oggi. Perché questo è veramente il limite supremo della morte. Ormai viene sostanzialmente Topo Gigio. No, Topo Gigio è vivo, è morta la creatrice, riposi in pace Maria Pego. Ah, un pensiero anche ad Omero Antoniutti, grandissimo attore italiano che ci ha lasciato in questo periodo. Ma e un pensiero a Maria Pego, naturalmente, per tutto quello, e ad Antonello Falqui per tutto quello che ci hanno dato allo spettacolo italiano. Ma tornando a Bomba qui, la recitazione in computer grafica intanto è artefatta, voglio dire, non sarebbero delle vere performance, come dire, non sono loro, sono dei come se recitassero dei sosia perfetti, dei sempre perfetti, ma non originali. Quindi, a mio modo di vedere, una cosa estremamente sbagliata e, ripeto, quasi meschina, malsana, perché sarebbe una mostrare ancora, forse ancora una volta, ancora più tracotanza, il mostrare forse dei limiti della natura da parte dell'uomo. Adesso magari non la faccio più grande di quello che è, ma questa cosa, oltre a inquietarmi, mi fa anche parecchio arrabbiare, non lo so perché, mi dà fastidio a livello mentale questa cosa, quindi basta, mi dà fastidio e pazienza. Allora, certo, cerchiamo di risalire un pochino però, perché adesso qui stiamo entrando in un livello molto 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 tragico, quindi cerchiamo di risalire con questo argomento molto controverso, anche questo qui, se vedeste magari... spero vediate, abbiamo Rai Play, allora, dal quale purtroppo non mi fa accedere, ah no, posso accedere, perfetto, come hanno detto. Allora, magari dopo, comunque, questo è Rai Play con un nuovo design dichiaratamente ispirato a Netflix. Non è necessariamente un male, ma credo che adesso per Replay sia il momento di diventare grande, potremmo dire, per spettatori. Perché adesso è giunto allora, cioè Replay è sempre stato, allora, prima in principio era Rai.tv dove potevi vedere i programmi Rai trasmessi il giorno prima. Semplicissimo, va da sé nella sua piccolezza, nella sua quasi elementare grammatica, attiva ancora oggi, anche se non più aggiornato, ma comunque riesce a essere ottimo deposito di filmati anche interessanti, ma io credo che il patrimonio di Rai.tv, perché comunque è sempre la TV di Stato, è l'Italia praticamente, il problema è che RaiPlay è un po' Netflix, un po' RaiPlay, un po' Rai.tv e un po' RaiTe, che con... cioè, allora, io adesso, per carità di Dio, il mio rispetto... La sezione Tech Rai, io ho grande rispetto per programmi come Mille Luci, Teatro 10, già Pippo Kennedy Show più recente, ma per esempio, se io volessi andare su... cioè, le puntate di Canzonissima del 70, voglio dire, quando sono circoscritte a te che te che te, vanno bene, voglio dire, ma nel pubblico di oggi che cosa, cioè, che finalità possono avere? Io non le guarderei nemmeno per curiosità, cioè, onestamente, ma non lo so, le guarderei solamente per pura curiosità, ma non credo possano essere un'attrattiva. Allora, RaiPlay deve decidere che cosa fare nella vita, perché adesso hanno fatto anche questo show con Fiorello, no? Che io ho trovato discretamente interessante, ma più che altro perché riesce a sfruttare bene la dimensione televisiva, anzi, ultra televisiva, perché riesce a portare la televisione fuori dalla televisione e al contempo lo streaming nella televisione, quindi è un interessantissimo esperimento che potrebbe assolutamente avere un futuro e potrebbe anche essere una nuova identità per la piattaforma, ma perché c'è un ma, adesso però il problema è che
una, se io cerco una piattaforma tipo Netflix, non mi interessa di vedere uno mattina. Se cerco una piattaforma per rivedermi la puntata di uno mattina che ho perso la mattina precedente, magari, che può dirlo, e quindi una cosa simile a Rai.tv, non mi interessa di vedere lo show di Fiorello o altri o progetti sperimentali, quattro spettatori, tre spettatori, come hanno detto, o altri progetti tipo Netflix. Se io cerco invece qualcosa per vedere le teche Rai, non mi interessa di nessuna altre due cose. Quindi la mia soluzione adesso, credo che invece di fare una grande cosa fatta così così, sia meglio farne tre fatte bene, cioè un sito per le teche Rai, un sito per rivederci le cose, magari attivare il caro vecchio Rai.tv o l'altrettanto mitico Rai Replay, e tenere un sito a te Rai Play come utilmente poi di film, di serie TV, di serie TV, di fiction, anche che vanno benissimo, quindi quelle più datate, anzi, possono essere anche interessanti, anche per film, c'è una discreta scelta di film, ma anche la funzione della mia lista, il nuovo font, sono molto accattivanti. Ma per esempio, Rai Play, troviamo delle gemme nascoste, incredibili. Se volessimo fare solamente un esempio, beh, intanto c'è un capolavoro come La trattativa di Sabina Guzzanti, un film che vi straconsiglio perché è veramente uno dei migliori film italiani degli ultimi 10 anni. 10 anni, ma abbiamo anche opere più particolari, per esempio un'altra ottima commedia italiana, Amiche da morire, per esempio. Quello sopravvive anche se non lo vedi. Abbiamo anche una roba indecente come Ci vediamo a casa di Maurizio Ponzi, eh. Non so, ma dov'è che lo stavo cercando? Ma soprattutto anche la sezione bambini è molto molto interessante. La freccia nera, vediamo. Allora, Emanuele Vera ha una richiesta, chiede se c'è la freccia nera. La freccia nera ce l'abbiamo? Abbiamo la freccia nera, sì signore. Abbiamo la freccia nera 1968. Arnoldo Foà, Aldo Reggini, Gianni Musi, Loretta Goggi, diretti da Anton Giulio Maiano. Ce l'abbiamo, Liverani, stai sereno. Ma adesso, ma poi potremmo fare. È un catalogo veramente interessantissimo e più vario di quanto può sembrare. Ma anche la sezione dei bambini, per esempio. Ci sono delle. Vabbè, oltre le Wix, di cui non finiamo di dire che la terza stagione è un capolavoro d'animazione. C'è Gino il Pollo, per esempio, un cult per i miei ragazzi, c'è Inazuma Eleven, voglio dire. Se dovessi trovare delle criticità, per esempio la sezione dei Cuccioli, uno dei migliori cartoni che ci siano mai che abbiamo mai visto, è purtroppo molto tagliato. Manca tutto praticamente dei Cuccioli. Mancano i titoli storici che facevano dei cartoni animati, hai il vanto, voglio dire. Ma per esempio, Antic è assente, anche è su Netflix, però questa è una grandissima mancanza. È assente anche la Compagnia dei Celestini, per esempio, altro grandissimo assente, per dirne un altro. Ma anche la clamorosa mancanza dei Cuccioli, delle altre stagioni dei Cuccioli, è una cosa abbastanza grave perché è un cartone veramente fatto benissimo, i Cuccioli, ma compensano con la
con la presenza di questo, del loro film dei cuccioli, Il codice di Marco Polo, per esempio. Un film veramente delizioso che può divertire a qualunque età, con personaggi fantastici e memorabili, scene veramente memorabili. Una cosa che vi consiglio molto, caldamente. Altra grandissima assenza, c'è anche Yolanda, figlia del Corsaro Nero, che non vedevo da quanti anni. Decisamente un po'. Ma questo cartone è decisamente particolare, per usare un eufemismo, credo che non abbia però superato la prova del tempo, poverino. Beh, non se lo meritava comunque. Mancano Arturo e Kiwi, comunque. Manca il Pulsi Muove. Il Pulsi Muove credo che si fosse stato... adesso io azzardo, però... Siccome sono in via di complimenti, e Pulsi Muove credo fosse il miglior programma per bambini sempre. Forse accanto alla mia divisione, tutto alla destra della mia divisione, ecco. No, non c'è Super Pollo, zio. Il zio Emanuele Verani, tipo, bella zio. Comunque, quindi, il limite in questo caso che stiamo superando è il limite della fruizione. Non è più solamente lo schermo, ora sono cellulare, il tablet. L'unico limite quindi è la voglia di guardare qualcosa di interessante. E a proposito di voglie, a marzo qui in Italia arriverà Disney Plus, altro pezzo da 90 dello streaming mondiale, arriverà qui in Italia e quindi sono curiosissimo di provarlo, anzi se riusciamo a trovare qualche contenuto interessante tra qualche presenza pubblicitaria, facciamo una, paghiamo veloce. Velocemente, Disney Plus, io credo che potrebbe essere la validissima alternativa, potrebbe essere una risorsa interessante per la Disney. Perché? Perché se un giorno i film della Marvel iniziassero ad andare male, non ci sarebbe problema perché potrebbero spostarli tranquillamente su Disney Plus e non vi sarebbe... riducendo nel budget e non rischiando di fare opere cinematografiche, quindi sarebbe assolutamente. Ma vedo già il film di Natale con Anna Kendrick, per esempio, la serie TV su Star Wars creata da Mastro Jon Favreau, un autentico artigiano del blockbuster, ma anche che ha saputo giocare anche in mondi più alternativi. Ma quindi insomma il limite della fruizione ormai della sua TV è stato purtroppo, per fortuna, superato, non il mezzo televisivo in sé, ma il confine è stato valicato e forse la strada che si è intrapresa forse è senza ritorno, forse perché, come diceva un celebre fiorentino, chi vuole essere lieto sia, ma del domani non v'è certezza. Quindi chi può dire come andranno le cose in futuro, quanti altri passi in avanti faremo. Live breve oggi, live estremamente breve, anche giusto far vedere che sono tornato, più che altro che il limite della morte tanto ormai si supera, quindi il problema non si pone più. Credo che non andremo oltre i 40 minuti, anzi forse ci fermeremo anche prima. Adesso andiamo nella cattiveria più totale, nell'inferno, nelle miserie dell'animo umano, nelle depravazioni, come dire, nella volgarità, nello schifo dell'umanità, praticamente, nella bruttezza, nel cattivo gusto, nella totale mancanza di dignità, di ritegno e di una qualsivoglia etica a morale, possiamo dire, morale. Vediamo se questo è il video giusto. Vabbè, facciamo che non... Questa
questa bella ragazza, che non c'entra a dire bella ragazza, Stella, tale Stella Manente, per carità di Dio, bella ragazza, non, assolutamente, sarei ipocrita ad ammetterlo, ad ammettere il contrario, ma la sua innegabile, il suo innegabile fascino e bellezza è puramente una cosa fisica per me, perché questa sciacquetta, come possiamo chiamarla sciacquetta, questa poveraccia da due soldi, durante il Gay Pride di giugno a Milano ha avuto la bellissima idea di fare una storia dicendo: sto per perdere il treno perché c'è il Gay Pride, ma perché non c'è più Hitler così elimina questi gay? Allora, qua ha detto una cosa estremamente ignorante e cafona, non so se regia è d'accordo. Tu cosa pensi, regia? Sono le ore 22. Esatto, allora. Questa oca giuliva, che potremmo dire, questa che è sempre più bella che intelligente, questa affannata mentale, questa mentecatta assoluta, questa pettegola, questa consumatrice abusiva di ossigeno, questa morta di sonno, questa depravata, questa... No, questa qui, tale Stella Manente, sarà ingaggiata da Mediaset per partecipare al programma La Pupa e il Secchione e viceversa, cioè La Pupa e il Secchione, ma ci saranno anche le Secchione e i Pupi. Lei credo che testa di cazzo, come si è dimostrata, diciamo, dobbiamo dire, perché non è che diciamo una cosa così, è proprio una testa di cazzo, scusate parolacce, scusate, ma quando ci vuole, ci vuole. Quindi questa simpaticona sarà ingaggiata, non credo come Secchiona, perché ha mostrato l'intelligenza di un bradipo in coma vigile, ma come Pupa, indoviniamo, che poi Pupa qui potremmo leggerlo anche come meretrice, volendo, che per carità, credo che le meretrici si offenderebbero a essere paragonate a questa qui. Poi ci sono persone peggiori, per carità, però diciamo che dire queste cose con leggerezza e poi essere anche ingaggiata da una delle televisioni più viste d'Italia non credo possa essere, cioè, io avrei avuto la decenza almeno di rifiutare, onestamente, perché è un po' più il limite del cattivo gusto che viene superato. Scusate questa sequela di insulti contro la non povera Stella Manente. Se volesse venire qui a dire la sua, a farsi intervistare, la porta per lei sarà sempre aperta, quindi lei potrà venire quando vuole, ok? E lei potrà venire sempre qui, perché l'ho chiamata, lei può venire quando vuole. Io vuoi lascio la porta, se poi vuole venire, se mi dà mai questo video qui, dico: Stella Manente, tu sappi che qui puoi venire, ok? Capito che qua può venire? Che lei venga qua, ok? Vengo io, viene lei, veniamo tutti. Dico, viene qui, fa come ospite, la intervista. La mettiamo Stella Manente, quella che ho appena finito di insultare. La facciamo sedere qui sul divano, lei viene qua sul divano e facciamo un'intervista, ok? Bene, allora... stretta la soglia, larga la via, dite la vostra, che ho detto la mia. Adesso passiamo a live breve, l'avevo detto, la rubrica di chiusura, al nostro quiz consueto sullo scrittore misterioso. Gli ultimi indizi sono stati che è un uomo, che è francese, che ha scritto per il teatro e ha scritto d'amore, e il protagonista della sua opera più famosa è un libertino. Se qualcuno dovesse avere un'idea di chi possa essere, Emanuele Liberani, qualche idea, vediamo un po', è un libertino, un famoso libertino. Se Emanuele Liberani dovesse avere qualche idea, la scriva, perché potrebbe vincere il nostro super premio di Alla ricerca di Enrico Liberani. Super premio, va bene. Una notte con Stella Manente.
No, se qualcuno avesse un'idea, ma non credo perché vedo poca gente stasera, anche poco attiva, tra l'altro, quindi dei timidoni, timidoni. Bene, consentitemi. No, non è Proust, Emanuele Verani, mi spiace moltissimo. Mi spiace, magari un giorno verrà indovinato da qualcuno. Può essere, sì, può essere. Nel frattempo, diamo un'occhiata alle notizie di agenzia. Regia, cosa faccio? Diamo un'occhiata alle notizie di agenzia appena battute, così almeno possiamo avere una finestra, magari, magari ne seleziono qualcuna molto carina da commentare. Italia perde la Coppa Davis, 8 milioni di euro di danni a Matera. Alex Marquez, no, non è Schmidt, cara Romina Catalano. Come stai, Romina? Tutto bene? Spero sì. Alex Marquez prende il posto di Lorenzo in MotoGP accanto al fratello Marc. Ma il tempo a Napoli, quintali di plastica trovati in spiaggia. Io credo che possa essere anche una cosa positiva, voglio dire. Cioè, almeno uscita dal mare. Amici di Napoli, un bacione. Ci sono, ti senti, ascolta, io preferisco non rischiare. Comunque, no, allora direi di adesso magari ci sintonizziamo su sulla la partita nazionale, vedere come sta andando, così almeno molti credo che la staranno seguendo. Diamo giustamente un piccolo sguardo molto veloce, giusto per l'amore d'attualità, levando questa puttanata di... L'Italia sta dicendo 5-0 contro l'Armenia. Un salutone agli amici dell'Armenia. Allora, non abbiate cena male. Bene, con queste immagini, allora, io vi auguro una buonissima serata. Live breve, giusto per far vedere che ci sono ancora a fare, come dire, sono ancora in bastire, un show con pochi argomenti, avete visto, sono disinvolto, sono molto scatenato. Vi ringrazio per avermi seguito. Vi voglio bene, spero che voi ne vogliate anche a me. E basta, io vi saluto di nuovo, vi voglio un mondo di bene, di bacio, vi abbraccio, ciao Emanuele Verani, ciao Romina Bassan, ciao a tutti gli altri che sono intervenuti, che sono intervenuti, ci vediamo in una prossima Live Verani, magari fatta meglio, perché è così, bisogna farle meglio, Live Verani, ciao.